È sempre un piacere ritrovare gli amici, soprattutto l'amico Gigi Finizio. Io ti ringrazio per questo invito. Innanzitutto, come stai? Molto bene. Mi ha invitato in un posto a Napoli che io non conoscevo e me ne faccio ammenda, Complesso San Domenico Maggiore, bellissimo. Questo è un posto molto molto storico, molto di cultura, e quindi ne ho praticamente approfittato, come dirti. Ho approfittato di farla qua, questo incontro, per dire meglio. Anche perché gli incontri del nostro grande fratello Gigi sono sempre incontri importanti, come il progetto importante, il nuovo progetto di Gigi Finizio. Sì, è un progetto nuovo, che è una voglia più che altro, è una voglia che è diventata progetto e che diventerà, secondo me, una cosa molto seria. E voglio spiegarlo bene al pubblico, perché la tua televisione comunica comunica bene. E poi questa comunicazione la guarderanno da Milano a Cagliari, quindi sul nazionale, spiegamola bene, perché è un progetto molto importante. Sul nazionale, sul Dino Piacenti nazionale. Allora, il progetto camminerà parallelamente a quello che è stato sempre il mio percorso, quindi non ho abbandonato la canzone italiana, non ho abbandonato la canzone napoletana, perché loro sanno benissimo che nei miei concerti non manca mai un pezzo classico napoletano, un pezzo napoletano mio degli anni 80, e anche con questo cambio di pelle dallo Specchio dei Pensieri in poi parlo io. E oggi però c'è questo progetto parallelo che a me piace molto e che stava nel mio cuore da tanti anni, e oggi lo posso fare perché si è acceso un faro sulla mia città, sulla nostra città, che è Napoli. Però vorrei che questo faro splendesse nel miglior modo possibile, quindi non è facile cantare la canzone classica napoletana, perché bisogna rispettarla nelle punteggiature, nella melodia. E sto preparando dei pezzi, questo lo dico proprio confidenzialmente, dei pezzi che diventeranno un album sicuramente. Sono rimasto incantato. Riculure Rucina, Umara e Usola. Mi sembra di capire che a questo punto possiamo definirti, senza ombra di dubbio, l'ambasciatore di questo progetto. Ma io vorrei tanto diventare l'ambasciatore della mia città, perché, e questo lo ribadisco ancora, il pubblico lo sa, ho iniziato da giovanissimo, sono stato il primo a emozionarmi e a emozionare il pubblico, e con grande orgoglio vorrei diventare l'ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, per ridare la dignità musicale alla mia città. Queste sono delle parole bellissime. Io credo che riuscirai sicuramente in questo progetto. Dal Complesso San Domenico Maggiore a Napoli, noi ci guardiamo un video molto bello, che è scaricabile su YouTube gratuitamente, poi ne parliamo meglio con lui. Quindi guardiamoci un po' il video di Gigi Finizio e poi continueremo a parlare con l'ambasciatore. Ho detto bene? Con l'ambasciatore, sì, ci credo. Anch'io. Le capito no, capura canter, c'è stanno le stelle, si può fare, stanno attorno a te, cagnone capilla, ma sono tutte belle, chissà perché, fatta compagna, fa un biglietto cuore, piglia da un'ora vicino a te. Basta prima fase, dopo che la rosa non te pogne più. E vado nudo l'ora, so giuro nel tuo cuore, t'aspetta la scedata, non se so mai a dormire. So l'ora prima scuola, va a crescere creatura, e stanno dopo l'ora, oh cielo, Mario, sole, sì. Fanna sulle femmine, sì, so assai più forte l'uomo. Ah,
Fabio Bello, caro Gigi, ricordiamolo a tutte le tue fan e i tuoi fan, perché tu hai e fan maschili, ma anche molti fan femminili, o fan sulle femmine. Ma mi spieghi perché una canzone intitolarla O fan sulle femmine? Ma O fan sulle femmine, voglio dire, un pezzo che può sembrare una dedica e basta, invece no, è un pezzo che è una canzone che vuole esprimere il percorso di una donna dall'infanzia fino all'età matura. O fan sulle femmine che vuole dire che la donna è... Tu, se hai fatto caso, nella seconda parte anche per un attimo si tocca anche lo stalking, quindi è molto sociale. Un tema purtroppo attuale e grave. È evidente, oggi ancora più di ieri. Cioè, dire brava a una donna, dire grande a una donna, secondo me la vita è importante, perché non vorrei essere retorico, però c'è il proverbio che dice un grande uomo è sempre una grande donna. Però al di là di questo sono loro che crescono veramente i bambini dall'infanzia, che danno un'educazione, e poi sono quelle che soffrono di più, lo tengono dentro, sono quelle che ti accompagnano nell'arco di una vita. E che poi la donna comunque rappresenta Napoli, cioè voglio dire, Napoli è femmina, quindi è vero, Napoli è femmina. Popolarmente parlando, come prima pillola, diciamo, di questo progetto, ho pensato di dedicarlo alle donne, questo brano. O fan sulle femmine, un grande progetto per essere ambasciatore della musica napoletana nel mondo e non solo, ma realizzare tutto questo significa avere anche una grande squadra, e tu hai molti giovani nella tua squadra, perché tu credi fermamente nei giovani, non solo. Sì, io credo molto nei giovani, e diciamo che ho sempre pensato di raccogliere, di provinare, di scegliere. Mi avvalgo e mi sono avvalso di giovani. Nel mio team già c'è Marco Fasano, che collabora con me nei testi da tanto tempo, c'è Nicolò Fragili che cura gli arrangiamenti, pur essendo un milanese e un arrangiatore internazionale, però è un napoletano dentro. L'adozione napoletana, quindi anche se è nato a Milano. L'anima è molto mediterranea. E poi ho scoperto Luciano Filangieri, che è un ottimo regista di Napoli, infatti ha girato Fan sulle femmine, e mi è piaciuto il fatto che ha toccato questa città, diciamo, nei limiti, e ha messo in risalto la parte bella della città, in punto di piede, Napoli dall'alto, esatto, e i vicoli più belli. Poi c'è Enzo D'Agostino, che sta scrivendo questo progetto napoletano con me, e che me lo sono ripreso dopo tanti anni, perché io e lui abbiamo fatto dei successi storici, parlo di Odio, Fingere, Esperienza e tutte le altre, insomma, canzoni belle. E poi c'è anche Raffo, la presenza di questo giovane Raffo nel video, perché i suoi disegni esprimono, sui murales, voglio dire, a Napoli, esprimono quella che è la condizione attuale, quella che è il sociale della città, e ha tutto un modo suo di disegnare. E poi ci sono i miei musicisti. Però la cosa più importante è che io, diciamo, tra un po' farò una fusione. Cioè, quando il progetto non arriverà al termine, ma arriverà nel peak time della situazione. Senti che termine radiofonico, oramai è bello. La radio, ma un po' di radio. Arriva il peak time. Arriverà nel peak time. E allora io che cosa vorrei fare? Vorrei andare in giro all'estero, perché in questa conferenza, la chiamo conferenza, ma non è una conferenza, è un incontro, perché ho voluto innanzitutto il pubblico con me qui per far capire a loro il messaggio e il progetto. Vorrei girare nelle altre nazioni, nelle capitali europee anche, perché parlo della Russia, parlo del Giappone, parlo negli Stati Uniti. Vorrei fondere, diciamo, la mia band con le più belle orchestre delle filarmoniche, insomma, del posto. Quindi questo è veramente un bel progetto, lo dico con il cuore, perché vorrei proprio che entrasse nell'anima di tutto il mio pubblico. E sicuramente questa tua comunicazione è arrivata dritta al cuore del tuo pubblico, ed è un grande pubblico. È il caso di dire, caro fratello Gigi Finizio, fratello Dino, ambasciatore non porta bene. Ambasciatore non porta bene. Fatta accompagnare, fa un biglietto cuore.